Siccome che tu hai conoscenze, hai partecipato, sei stato componente, sei stato vicepresidente Autovie, eccetera, hai una tua considerazione rispetto a quello che sta succedendo qua nel... Allora, secondo me questa amministrazione comunale qua ha sbagliato tutto sulla questione nei rapporti con Autovie Venete e con l'ANAS e con tutto quello che doveva esserci per sistemare la questione. Perché è vero che l'amministrazione comunale ha fatto degli incontri con Autovie Venete, è vero che ha fatto gli incontri con l'ANAS, ma è vero anche che a mio avviso avrebbe dovuto fare a suo tempo una specifica conferenza di servizi per stabilire le responsabilità, poi chi doveva fare che cosa e tutto quello che ne conseguiva. Questo chiaramente doveva farlo ancora, ancora voglio dire, nella primavera dell'anno scorso, quando doveva ancora essere affidato l'attuale lotto che partirà a breve, perché di fatto stanno già cantierando e quindi non so che hanno risolto alcuni problemi con le imprese la scorsa settimana, per cui i lavori dovranno partire probabilmente, mi dicevano, attorno al mese di maggio, i lavori effettivi, maggio e giugno. E quindi in quella circostanza allora avrebbero dovuto poi stabilire anche chi doveva fare, per dire, gli interventi anche sulla, che interessavano poi la rotonda piccola e tutto quel che ne consegue. Però è chiaro che bisognava anche definire con l'ANAS tutto questo, perché l'ANAS è ovviamente soggetto interessato in quanto proprietario della strada questa. Cosa che di fatto mi pare che non sia mai stato realizzato, questa avviata questa conferenza di servizi, e quindi credo che, come dicevo prima, l'amministrazione comunale secondo me non abbia fatto nulla, o quantomeno abbia ritardato in maniera notevole tutto quello che al limite avrebbe potuto fare. E questa è una mia considerazione, evidentemente del tutto personale. E dopodiché, Autovie Venete, per quanto ne so, avendo vissuto in prima persona tutta la fase iniziale del progetto della terza corsia, ovviamente Autovie Venete ha fatto tutti i passaggi che doveva fare e che sono previsti, cioè varie conferenze e servizi con i comuni, recependo le varie osservazioni che sono state fatte o quelle che potevano essere evidentemente recepite. Dopodiché Autovie, non dimentichiamoci, è soggetta ad una serie di prescrizioni che è un pacco di prescrizioni abbastanza voluminoso da parte del CIPE, che sono prescrizioni che sono direttamente correlate alla realizzazione della terza corsia, che chiaramente prevedono una serie di interventi sul territorio, ovvero le barriere verdi, piuttosto che tutta una serie di situazioni compensative per quanto concerne i rapporti con i territori interessati, eccetera. Purtroppo stiamo sempre parlando di un'autostrada che non è nuova, cioè, perché è più facile fare una strada nuova che intervenire su una strada vecchia. Quindi è chiaro che intervenire su una rete autostradale che è stata calata, se qualcuno si ricorda a suo tempo come è stata fatta quell'autostrada, che inizialmente doveva terminare a Venezia, poi per volontà della regione Friuli Venezia Giulia è stata fatta fino a Trieste, però voglio dire è stata fatta calandola sul territorio, quindi il territorio in qualche modo l'ha dovuta accettare suo malgrado. Chiaramente parliamo di anni fa, di conseguenza c'erano delle situazioni completamente diverse, tant'è che poi c'è stato tutto uno sviluppo successivo, ci sono delle realtà, non tanto qua, quanto soprattutto nella zona del San Donatese, ovvero nel tratto che va da Cessato, anche da San Stino fino a 90, delle situazioni estremamente problematiche, dove lì certe amministrazioni comunali hanno addirittura non hanno neanche rispettato le fasce di rispetto, scusate il gioco di parole, hanno fatto costruire alcune realtà produttive quasi a ridosso dell'autostrada, tant'è che adesso con gli espropri ci sono anche dei problemi non indifferenti.
Per cui è chiaro che, ripeto, stiamo parlando di un'autostrada che è stata buttata lì e quindi bisogna di tutte le ora di tutte le gli accorgimenti del caso, perché chiaramente è un'autostrada che non può più sopportare, anche se il traffico, insomma, adesso ultimamente è un po' calato il leggero, ma il pesante è abbastanza stabilizzato. Comunque stiamo sempre parlando di circa 110.000 veicoli al giorno. Scusate, domanda che mi faccio, con l'arrivo dei cinesi a Trieste, se arrivano, e sono state fatte delle previsioni per quanto riguarda l'aumento del traffico pesante? Onestamente questo non lo so, io so che l'altro giorno che c'è stata una dichiarazione del Presidente del Porto di Trieste e poi ha detto noi faremo un patto di gentleman agreement, chiaramente non vedremo il porto cinesi, sarà un problema di là da venire, sinceramente io per quanto mi riguarda mi auguro vita lunga, ma non so quanto cosa succederà realmente con i cinesi, sicuramente in tempi brevi, per cui onestamente questo non lo so dire, però è indubbio che tenendo conto che siamo anche di fronte, tomando l'autostrada, siamo di fronte anche a un passaggio, ovvero dalla società vecchia, quella che attualmente gestisce l'autostrada e la gestisce in deroga, perché la concessione è scaduta ancora a marzo del 2017, e la nuova società che dovrà subentrare, che sarà una società interamente pubblica, partecipata dal Veneto, presa dal Friuli Venezia Giulia, come soggetti pubblici. E anche qua ci saranno delle difficoltà legate soprattutto agli altri due lotti, quelli che partiranno dal Portogallo fino al 90 di Piave, perché dovranno prendersi in cura questa nuova società, doveva essere fatta, cioè la società esiste, è stata fatta, ma doveva essere operativa alla fine dello scorso anno, ma di fatto non lo è ancora perché manca il parere dell'Unione Europea che è vincolante. E quindi voglio dire, secondo me ci sono state, tornando e chiudo, delle mancanze da parte dell'amministrazione comunale nel gestire nella maniera più opportuna e più accorta tutte queste problematiche. Dopodiché è chiaro che ci sono delle situazioni che sì, non è che siano facilmente risolvibili. La terza corsia va fatta, vi dico anche che quella volta c'era l'ipotesi della quarta corsia, quando è vero che è stato fatto anche il progetto che si ipotizzava la quarta corsia, cosa che poi è stata completamente scartata perché si era visto che l'ipotetica quarta corsia avrebbe scassato completamente il territorio. Però tutte le strutture, cioè in cavalcavia, i sovrappassi eccetera, sono stati fatti tenendo conto, e questa è una prescrizione ben precisa di carattere progettuale, tenendo conto proprio da futura ipotetica realizzazione di una quarta corsia, quindi vengono rifatti con questa ipotesi della quarta corsia. E quindi, devo dire, la terza corsia c'è, non è che non si può dimenticare che ci sia. L'amministrazione comunale precedente aveva fatto, come tutte le amministrazioni, le conferenze di servizi, aveva chiesto una serie di tutto e di più, cioè voglio dire. Però so che qualcosa era stato accettato, però questo riguardava però la parete di servizio. Scusa Lucio, considerando che il porto di Venezia non è adatto alle grandi porte container che oggi sono quelle che di fatto fanno il traffico merci, no? Hanno abbassato anche l'area di Suez per le grandi navi, eccetera. Quindi l'unico porto usufruibile è il porto di Trieste di fatto, per il pescaggio, no? Perché Venezia abbiamo un pescaggio di massimo 12,50, quindi che è troppo poco. Quindi di fatto, sostanzialmente, a meno che non vada avanti il progetto di costa dell'offshore a Venezia, di fatto è fermo. Sì, che è fermo. Di fatto l'hub vero per quanto riguarda il portacontainer sarà a Trieste. Sì, ma di fatto c'è già. Sì, ma voglio dire, sarà potenziato. Questo, il riflesso che questo ha sul traffico, perché inevitabilmente poi quei container lì da qualche parte devono andare. Sarà sì. Qualcuno che ci pensa che sarà su ferro, su gomma, perché già oggi abbiamo, mi pare i dati, 13 milioni, non vorrei sbagliarmi, di mezzi pesanti all'anno che trafficano sulla 4.
Quindi se facciamo un'ipotesi di questo tipo, o si trovano soluzioni tipo alternative, se no questa autostrada diventerà veramente una cosa incredibile. Questo sono d'accordo, ma tanto tanto è il problema della politica, questo, la politica in senso lato, perché molte volte, sai, determinate cose si fanno senza... Allora, vi dico una cosa, nel 93 o 94 era stata ipotizzata, allora ovviamente io non c'ero, dal Consiglio di Amministrazione di allora, la realizzazione della terza corsia, che doveva essere presentato il primo piano finanziario, che è stato presentato nel 97, che poi è stato aggiornato nel 99 e lo abbiamo presentato, allora io ero in consiglio, nel 2001. Ecco, nel 94-95 l'ANAS allora, questo per dare anche una risposta su quello, sulla lungimiranza a volte di certe scelte, l'ANAS quella volta cassò l'ipotesi della terza corsia, che non era prevista su tutta la tratta autostradale, però una parte, perché si limitò a dare il parere favorevole soltanto alla prima parte, cioè al primo lotto, quello che poi di fatto è stato realizzato, no? Dicendo testualmente che la terza corsia non serviva. Stiamo parlando non di anni luce fa, cioè parliamo del 95, voglio dire, quindi siamo 25 anni fa sostanzialmente. Voglio dire, quindi è chiaro che anche lì si è scontato una serie di ritardi, tant'è vero che il progetto della terza corsia risale al 2001, poi è stato aggiornato nel 2003. Il CIP ha dato l'ok allora, è stato necessario per sbloccarlo la figura del commissario istituita nel governo Berlusconi del 2008. Ok? E capite che ci sono dei tempi talmente, talmente lunghi, talmente assurdi, che poi in effetti parlavi prima del piano acustico, no? Il piano di tonizzazione acustica. Il piano di tonizzazione acustica, io ricordo, era stato fatto allora, parliamo sempre dei primi anni 2000, perché avevamo delle situazioni che erano drammatiche, ovvero c'era la situazione ad esempio di Marpon, no? Che poi la città adesso non fa più parte perché fa parte del blocco legato alla tangenziale di Mestre con l'istituzione del passante. Però allora Marpon, che era un paese tagliato in due dall'autostrada, perché c'era, aveva il più alto tasso di inquinamento acustico, no? Di tutta l'autostrada. Mi ricordo che c'era Marcon e Capoforte. E allora mi ricordo che già in consiglio si fece una battaglia abbastanza dura per far sì che si andasse avanti quantomeno su alcuni interventi, perché c'erano alcuni interventi proprio drammatici. Il problema vero qual è? Che poi dal ministero allora, perché chiaramente Anturia era soggetta al Ministero delle Infrastrutture, ma anche soprattutto all'ANAS, che era successivamente, poi successivamente, però sia il Ministero delle Infrastrutture, Ambiente e l'ANAS in primis, aveva detto, bene, dobbiamo fare, e che correttamente, prima mi pare lo sottolineare, doveva fare un piano di tonizzazione acustica che tenesse conto di tutti gli interventi, cosa che è stata fatta, perché teneva conto dell'inquinamento dovuto al passaggio dei treni, inquinamento aereo, inquinamento, tutte queste. Questo però ha fatto sì che il piano che doveva essere pronto nel 2001 è stato fatto 7 anni dopo, non so neanche fino a che punto sia stato portato a termine. La pianta, quella della regione Friuli Venezia Giulia, che c'è una pianta di tonizzazione acustica. No, ma io ad esempio il piano di tonizzazione acustica ce l'ho a casa, perché lo abbiamo fatto comune per comune, quindi adesso io ho trovato su internet. No, ma il problema non è questo, il problema è capire quanto sia stato realmente fatto, poi perché questo cosa succedeva? Comportava anche non tanto, e non solo voglio dire, autorire interessato, ma doveva coinvolgere anche nella realizzazione del piano di tonizzazione acustica i comuni che dovevano dotarsi del piano, e mi pare che il comune portuale lo fece allora, e dovevano anche essere interessati gli altri soggetti, cioè le ferrovie piuttosto che altri interventi.
E quindi quanto sia stato fatto non lo so. E anche in questo caso credo che l'intervento di una come dire, adeguando il piano di generazione acustica che è stato già come dire, adottato dal Comune di Porto Urbano, è stato adottato, mi pare addirittura forse ancora sindaco della Bacchini, se non ricordo male, quindi parliamo qualche anno fa, e quindi l'ultima fase della Bacchini. E quindi voglio dire, da allora ad oggi tante cose sono cambiate, probabilmente bisognava verificarlo, aggiornarlo, eccetera. Sì, ma scusa, tanto non so se sono cose state fatte dal comune, onestamente no, questo non lo so. Dose, allora, senti, mi fa capire a naso che non sia stato. Io ho letto. Scusate se ho fatto lunga, ma. Il verbale che è stato fatto nel 2017 della conferenza dei servizi. Bene, tutti i comuni che sono interessati al passaggio della terza corsia dell'autostrada hanno espresso dei loro pareri e le loro richieste. Vediamo, Fossalta hanno spostato l'autostrada per mantenere il bosco di Avisoglio. Questa è una specificazione obbligatoria. Sì, no, ma loro hanno fatto questo WWF nazionale. Ma loro hanno fatto questo tipo di richiesta attraverso il WWF. No, ma l'ha fatto il WWF nazionale. Comunque io ho visto che sulle richieste c'era anche il comune di Fossalta. Sì, perché i soggetti preposti per fare le richieste sono i comuni, sì. Non gli. Il comune di Porto Urbano a quella conferenza stampa sono auspici. Sono auspici, speriamo che siano preservate le abitazioni che sono vicine oppure demolite, quindi con gli interessati di agire in un certo modo, e il sottopasso di via Pratiguori, ma gli auspici non servono a niente. Il problema è che oggi ci troviamo di fronte a un'impresa che probabilmente ha vinto l'appalto. Avete fatto un'offerta più economicamente vantaggiosa? No, perché la gara è andata in gara, è andato progetto esecutivo. Sì. Quindi non c'era economia, era migliorativa. Migliorativa, in cui il canale di 10 km che faranno lo rivestiranno tutto di roccia. Allora, io dico, questa è una prescrizione del consorzio. Sì. No. Sì, perché il progetto del canale di Gronda il rivestimento il canale di Gronda lo ha fatto il costava allora 15 milioni di euro, il canale, che il progetto che aveva fatto il consorzio di bonifica per il canale di Gronda per tutta l'asse che è interessato, cioè fino ad Annone Veneto, e poi è stato trovato un accordo con il consorzio di bonifica per fare un progetto meno impegnativo sotto l'aspetto economico, lo ha fatto il consorzio ed è stato recepito in toto il progetto che ha fatto il consorzio. L'elemento migliorativo l'elemento migliorativo sta nel fatto che, voglio dire, ci sono risorse all'interno dei lavori che secondo me vengono impiegate in modo assolutamente discutibile, che se ci fossero state delle richieste precise da parte anche degli enti locali, probabilmente avrebbero potuto trasformarsi in un miglioramento della qualità della vita dei cittadini che abitano vicino alle autostrade. Questo voglio dire, cioè non è un problema che mancano i soldi, è un problema che mancano le richieste. Diciamo l'una e l'altra. I soldi da un lato mancano. Sì, in conferenza dei sindaci, di servizio, a me risulta che il sindaco non aveva avanzato proposte, però io volevo buttare là una cosa. Il casello autostradale, cosa vogliamo dire? Anche su quello in progetto che se ne parla, non si sa se si fa o non si fa per Bibione. Come inciderà eventualmente anche sul nostro territorio? Casello Bibione, se vuoi il mio parere personale, tutto personale, e credo che si farà quando a me torneranno i capelli scuri o a te cresceranno i capelli, però questa è una mia opinione tutto personale. Però è anche vero che secondo me altro errore che ha fatto questa amministrazione comunale, secondo il mio punto di vista, è stato quello di non
come dire, agganciarsi alle richieste che ha fatto il comune di San Michele al Tagliamento, in maniera del tutto anche, per carità, rispettabile, perché loro erano preoccupati per l'area del centro commerciale, però abbastanza, secondo me, pretestuosa. Insomma, mi faccio più che altro una, come dire, una considerazione fatta in maniera del tutto provincialistica, cioè molto campanilistica, eccetera. Perché? Perché è chiaro che avrebbe dato maggior forza alle richieste, teniamo conto che stiamo parlando di un casello che era nato, tant'è vero che era denominato casello di Revisopoli, era nato perché interessava due comuni. Poi il progetto è stato rifatto, su richiesta del comune di Fossalta è stato completamente modificato perché Fossalta non lo voleva, e quindi è stato rifatto interamente su San Michele del Tagliamento. Quindi c'erano le condizioni allora per farlo, perché interessava un comune che peraltro era un comune fortemente interessato ad avere il casello. Poi è chiaro, con tutte le problematiche legate sotto aspetto economico alla realizzazione della terza corsia, alla bancabilità del piano, bla bla bla, ha fatto sì che il casello, che ricordiamo è una, come dire, è una componente funzionale all'autostrada, non fa parte integralmente della realizzazione della terza corsia, quindi andrà eventualmente con una gara a parte. E il casello oggi è fermo al progetto preliminare, vuol dire non c'è il progetto definitivo, c'è il progetto preliminare. E tenendo conto che ad oggi il progetto di fatto fa sì che il casello va a chiudersi a sfociare sulla provinciale, quella San Michele al Tagliamento in località Pozzi. Da lì, da Pozzi fino alla statale 14, manca il collegamento, perché era a suo tempo previsto. È vero anche che Autovie Veneto ultimamente ha messo 10 milioni di euro in più sulla realizzazione del casello, però comunque serve la bretella di collegamento dall'uscita del casello alla statale 14. Allora, la prima domanda è: chi la fa? So che le regioni si erano in qualche modo impegnate o accordate per poterla fare, ed è chiaro che diventa essenziale. Ecco perché dico che il comune, secondo me, ha sbagliato, come il Cotruato, perché quella bretella lì, fatalità, qui col casello di Bione, non comporta vantaggi tanto Bibione, se non vantaggi di carattere, come dire, mediatico, per dire abbiamo il casello, perché non va a risolvere il problema del traffico di Bibione, perché il tappo comunque, se dovesse creare, si crea sulla strada provinciale, ok? Però va a risolvere parte dei problemi legati all'area dell'Eastgate Park, perché è chiaro che il traffico logistico, cioè il traffico pesante che oggi non passa per convenzione per comune di Latisana, nel momento in cui dovesse essere realizzato il casello di Rivione, uscirebbe in quel casello lì e andrebbe facilmente a raggiungere, anche se l'uscita sarebbe sulla statale a 3 km da Eastgate Park, comunque andrebbe a raggiungere Eastgate Park, dando anche uno sviluppo sotto l'aspetto logistico a quell'area. Oggi così com'è, diventa difficile, ma l'amico Roberto sa molto più di me sicuramente su questo aspetto, avendo seguita sin dalla nascita quell'area, è un'area che oggi così com'è non avrà alcun tipo di sviluppo logisticamente, ma non so neanche di che tipo, perché non è raggiungibile sotto l'aspetto infrastrutturale. Con il casello probabilmente avrebbe sicuramente maggiori chance in più. E da qui dico, dire no al casello perché? Perché due turisti probabilmente nel momento in cui dovessero arrivare a Porto Cuaro non andrebbero a spendere il centro commerciale, mi pare una scelta abbastanza miope, voglio dire, e ripeto, frutto probabilmente di una logica campanilistica, per non dire agganciamoci a San Michele al Tagliamento o per altri motivi che non so. Comunque allora, questa è la situazione. Sì, volevo un po' anche concludere, perché ci stiamo aspettando. Sì, parlo troppo. Sì, volevo concludere dicendo questo. Per tutti questi motivi che abbiamo illustrato, che abbiamo discusso, che abbiamo proposto, ecco, la nostra scelta di scendere in campo è proprio per questo motivo. Cioè, perché
se ci sei riesci anche a guidare la macchina in un certo modo, se non ci sei devi subire quello che fanno gli altri. Purtroppo quello che abbiamo visto, quello che c'è stato per quanto riguarda la nostra area, c'è stata una devastazione. Quelli che sono arrivati dopo non hanno fatto assolutamente niente, se non forse peggiorato la situazione, perché c'era l'opportunità con la costruzione della terza corsia di risolvere alcuni problemi del quartiere, del borgo, e questo purtroppo da quanto diceva anche Lucio Granatelli, purtroppo credo che abbiamo perso il treno. Ecco, io, scusa, abbiamo perso le due rotonde, per quindi, una piccola cosa per dimenticare, perché me l'ho dimenticato, io so che questa volta Autovie Venete era disposta, allora Autovie Venete per concessione non può intervenire con lavori fuori dalla sua rete in gestione, però era anche vero che da lì ritorno all'ipotesi della conferenza di servizi che si sarebbe dovuto fare, nel modo di vedere, coinvolgendo Autovie e ANAS, che per la rotondina, la chiamo rotondina, per la rotonda piccola lì, c'era l'ipotesi di intervenire nell'ambito dei lavori della terza corsia, con costo che mi pare si aggirava per tutta la sistemazione, eccetera, di un milione e due, eccetera, che Autovie, per quel che mi ricordo, però non vorrei dire una cosa sbagliata, ma credo che di poter dire abbastanza tranquillamente, era disposta quantomeno ad accollarsi, non tanto i soldi in sé, perché li faceva, c'era un accordo con le imprese che avrebbero dovuto fare l'intervento sulla terza corsia. Però questo doveva far parte tu, di un accordo quadro, certo, da dove ognuno sapeva cosa doveva fare. Accordo quadro che ad oggi non mi pare ci sia ancora. Buona.